Oggi, appunto, in questo incontro verrà presentata l'indagine dal titolo Riemergere, condotta dalla Fondazione De Marchi, con una particolare attenzione oggi ai dati relativi ai giovani, a quelle fasce di età che hanno a che fare prevalentemente con i destinatari dei piani giovani di zona. L'indagine ci viene presentata dalle due ricercatrici che l'hanno curata, le dottoresse Alba Civilleri e Liria Veroresi. Alba Civilleri, ricercatrice presso Fondazione De Marchi, psicologa clinica e di comunità, ha conseguito un dottorato presso l'Università di Palermo ed attualmente è docente di psicologia dei gruppi del corso di scienze infermieristiche dell'Università di Verona. Assieme a lei, Liria Veronesi, ricercatrice anch'ella presso Fondazione De Marchi, ha conseguito un dottorato di ricerca in sociologia e ricerca sociale presso l'Università di Verona ed attualmente, sempre a Verona, è docente a contratto del corso di sociologia della famiglia. Spero di non essermi dimenticato di aver descritto i curricula delle nostre due ricercatrici, alle quali quindi do immediatamente la parola per presentarci i dati usciti da questa indagine. Quindi, Alba Grazie, Civilleri, buongiorno a tutti. buongiorno, ben arrivata. Allora, vi parlo un po', inizierò a parlarvi un po' in generale della, insomma, della storia di questo studio, di questa indagine, e ve la racconterò un po' in linea generale e poi andrò nel dettaglio, vi parlerò degli esiti, della ricerca per quanto riguarda i giovani. Spero sia fluida la presentazione perché io sono un po' rallentata. Allora, l'indagine Riemergere nasce dall'Agenzia per la Famiglia. Questa indagine nasce proprio nel periodo di lockdown, il periodo più duro, insomma, nel mese di marzo sì, praticamente nel mese di marzo l'Agenzia, la Provincia Autonoma di Trento assieme all'Agenzia per la Famiglia, che è stata incaricata, ha voluto costruire un'indagine per cercare di ascoltare, all'interno di un piano, per cercare di ascoltare bambini, ragazzi e gli adulti, le famiglie in generale, nel periodo particolare, di emergenza, proprio per quanto riguarda, l'impatto sociale che questa emergenza ha avuto e ha ancora nelle vite delle persone. Per far questo provincia, l'ente provinciale ha affidato questo compito appunto all'Agenzia per la Famiglia che con il Dipartimento Salute e Politiche Sociali e il Forum delle Associazioni Familiari del Trentino hanno contattato la Fondazione Franco De Marchi per appunto richiedere supporto scientifico nella costruzione dell'indagine e nella elaborazione dei dati, e c'è stata anche una importante collaborazione da parte di UNICEF e di una progettualità di Nascere e Crescere in Trentino. Abbiamo durante il periodo di lockdown, proprio nel mese di marzo, avviato questa stimolante discussione sulle modalità e anche sui temi sui quali focalizzare questa indagine, sulle modalità di ascolto delle persone che in quel momento stavano vivendo l'emergenza in una fase molto stretta. L'obiettivo di questa indagine, di questo monitoraggio, era quella di individuare delle strategie anche a medio e lungo termine per cercare di insomma, pensare, formulare degli interventi a protezione, promozione e sostegno dello sviluppo e del benessere delle famiglie. Ecco, questa è un po' la storia della nascita di questa indagine. Nel mese di marzo, dunque, abbiamo cominciato questa interazione per la costruzione con i vari partner per la costruzione di questo questionario. In realtà non è un questionario, sono ben tre i questionari che abbiamo costruito.
avevamo l'intenzione di coprire un po' di tutte le fasce, di tutte le età, tutta la popolazione. Abbiamo costruito dunque tre questionari che sono stati somministrati attraverso online, è stato costruito un questionario online. Uno era un questionario breve, molto semplice, con delle emoticon anche di risposta destinato ai bambini tra i 5 e gli 8 anni. Un altro invece è il questionario del quale poi in modo più approfondito vi presenterò gli esiti oggi, che è il questionario destinato ai giovani tra i 9 e i 19 anni, e un altro questionario invece destinato agli adulti con più di 20 anni. Dove vedete la N nelle tre sfere colorate corrisponde al numero di questionari raccolti. In realtà i questionari raccolti sono più di 21.626, poi attraverso comunque una selezione di quei dati utili abbiamo pulito i dati arrivati, abbiamo utilizzato soltanto i dati validi, alla fine abbiamo considerato validi 21.626 questionari e le N nelle sfere colorate vi danno il numero di partecipanti per queste categorie di persone e per le fasce d'età. Questo per sottolineare quello che poco fa diceva Deborah, cioè che è stata elevata la partecipazione da parte dei residenti nella provincia autonoma di Trento, da tutte le comunità di valle, è stato rilevato proprio in quel periodo, un grande bisogno di esprimere e farsi sentire rispetto ad alcune questioni. Il periodo di somministrazione è stato dal 28 aprile al 19 maggio ed è stato a cavallo tra due periodi. Un primo periodo che è stato ancora di lockdown totale è l'inizio della fase 2. Quindi abbiamo anche nelle analisi cercato di comparare le risposte ai due dei partecipanti nelle due fasi per vedere se appunto c'erano delle differenze. Le dimensioni che abbiamo analizzato in questo questionario, un po' in modo trasversale per tutte e tre in tutti e tre i questionari, quindi per tutte le fasce d'età, sono il profilo sociodemografico, quindi delle domande di profilo per capire chi rispondeva alla survey. E poi c'erano alcune sezioni riguardanti la quotidianità, il benessere, gli stili di vita, le relazioni, le reazioni e le preoccupazioni nello specifico, il mondo relativo alla scuola, il lavoro e i servizi. Le fasce d'età, come vedete, dai 5 ai diciamo in su, da 5 anni in su, sono state in realtà coperte tutte perché nel questionario degli adulti c'era una sezione dedicata ai genitori e una sottosezione dedicata ai genitori di bambini tra i 0 e i 4 anni. E quindi abbiamo rilevato un po', abbiamo coperto un po' tutte le fasce d'età. Questo per tornare sulla partecipazione. Vedete in basso dove c'è scritto Provincia Autonoma di Trento con le tre sfere colorate l'incidenza sulla popolazione totale per età, ovvero vedete la percentuale di persone che hanno risposto in quella determinata fascia d'età sul totale della popolazione del Trentino e poi della singola comunità di Valle nella cartina. In sostanza, hanno risposto il 17% dei bambini tra i 5 e gli 8 anni residenti in tutta la provincia autonoma di Trento. Hanno risposto l'11,6% dei giovani tra i 9 e i 19 anni residenti nella provincia. E hanno risposto il 2,4% degli adulti sopra i 20 anni residenti nella provincia. C'è anche da dire che
per quanto riguarda quest'ultimo dato, che in realtà sembra basso, c'è anche da dire che va parametrato rispetto all'età, perché hanno risposto in maniera massiccia le persone con, diciamo, meno di 50 anni. Tutto il resto della popolazione sopra i 50 anni, insomma, abbiamo avuto un tasso di risposta molto più basso, che comunque abbassa comunque in generale il livello di partecipazione degli adulti. Poi vedete nella cartina, ve la lascio, non vado in dettaglio, ma vedete nella cartina le singole comunità di valle con l'incidenza per ogni comunità di valle nelle tre fasce d'età. Vedete che c'è una comunque elevata partecipazione, per esempio nella comunità della Valle dei Laghi il 21,9% dei giovani residenti nella comunità della Valle dei Laghi ha risposto al questionario. Fatto un esempio perché è quello, insomma, dove c'è una partecipazione più attiva di quella fascia d'età. Però, come vedete, per i bambini e per i giovani c'è una elevata partecipazione all'indagine. Passerei a descrivervi un po' gli esiti dello studio che riguarda i giovani. Questa volta sulla cartina vedete la percentuale dei rispondenti per comunità di valle sul numero dei rispondenti totale. Vedete anche un tondo dove ci sono le percentuali per ogni età rilevata. Comunque l'età media di chi ha partecipato all'indagine è di 14 anni. E vedete anche che c'è una percentuale leggermente superiore di ragazze, quindi di femmine che hanno partecipato all'indagine rispetto ai maschi. Sono diciamo intorno al 60% le ragazze e il 40% i ragazzi. Dato, scusate, sul genere, mi soffermo un attimo, dato che è confermato anche nei bambini, c'è circa un 50-50 tra i bambini e le bambine nella partecipazione, mentre invece negli adulti il dato è totalmente differente, c'è una grandissima partecipazione da parte delle donne rispetto agli uomini. E tra i giovani che hanno partecipato, l'85,5% ha fratelli o sorelle e il 41% familiari, amici, conosceva nel periodo di marzo, di aprile, maggio, conosceva già tra i suoi conoscenti, familiari, amici o vicini di casa, qualcuno che era stato contagiato dal coronavirus. Per quanto riguarda la sezione delle reazioni ed emozioni, abbiamo chiesto da 1 a 10 quanto sei preoccupato per gli effetti che questa emergenza avrà sulla tua vita. Emerge una media di 6,5, una preoccupazione, insomma, media rispetto agli effetti che questa emergenza può avere sulla vita dei ragazzi. Il dato interessante è che le ragazze riportano livelli di preoccupazione più elevati rispetto ai maschi, quindi c'è una differenza significativa tra i maschi e le femmine nel rispondere a questa domanda. Le femmine riportano livelli di preoccupazione più elevati e c'è anche una relazione con l'età, cioè aumentando l'età aumenta anche il livello di preoccupazione per gli effetti dell'emergenza sanitaria. Lo stesso esito si ha per quanto riguarda le emozioni, ovvero abbiamo utilizzato una batteria che indagava al momento del lockdown, della fase 2, le emozioni percepite, le emozioni negative come stati di rabbia, di ansia, di scoraggiamento, di pessimismo, e anche le emozioni positive, e quindi per esempio la calma o l'energia o l'entusiasmo. Vedete le medie riportate tra i giovani, la media,
chiedendo quanto spesso negli ultimi 30 giorni hai provato queste emozioni negative, in una scala da 1 a 5, i giovani hanno risposto che provano negli ultimi 30 giorni, diciamo qualche volta spesso, le emozioni negative e spesso decisamente le emozioni positive negli ultimi 30 giorni. Ma al di là del valore medio, la cosa interessante che emerge qui anche riguardo a, come anche riguardo alle preoccupazioni, è che al crescere dell'età aumenta la percezione delle emozioni negative e che le ragazze più dei ragazzi percepiscono le emozioni o hanno percepito emozioni negative durante il periodo di aprile-maggio. Per quanto riguarda invece relazioni e contatti, abbiamo chiesto nell'ultimo periodo trascorso a casa durante l'emergenza quante volte, insomma, i giovani hanno avuto contatti con i tuoi insegnanti e circa un 20% ha risposto mai o qualche volta. I contatti con i compagni sono leggermente aumentati, nel senso che il mai e il qualche volta ha una percentuale più ampia, arriva quasi al 30% di giovani che rispondono mai o qualche volta, mentre invece sono ancora inferiori i contatti con gli educatori e allenatori, cioè è maggiore la percentuale, e qui arriviamo quasi a un 80%, se non lo superiamo l'80%, di giovani che rispondono che non hanno avuto mai o qualche volta contatti con educatori o allenatori. Un'altra degli aspetti che abbiamo voluto indagare riguardava il tema dell'ascolto e della partecipazione. Abbiamo chiesto con queste quattro item, quanto i giovani sentivano al momento della risposta al questionario di poter partecipare alla vita familiare prendendo decisioni o confrontandosi in famiglia. Devo dire che emerge un buon grado di accordo rispetto alla partecipazione e al sentirsi ascoltati nella quotidianità familiare durante il periodo d'emergenza. Come vedete, le medie sono intorno al 3 o poco più superiori in una scala che va dall'1 al 4, in una scala di accordo dall'1 al 4. È interessante comparare gli esiti di queste domande. Allora, è interessante comparare quanto risposto dagli adulti e quanto risposto dai giovani rispetto alla questione dell'ascolto e della partecipazione. Abbiamo un po' adattato le domande trasformandole in per genitori e per i giovani. Ecco, emerge che i genitori, per esempio, sul primo item, vi faccio un esempio: lascio che mio figlio decida su questioni che lo riguardano, i genitori hanno risposto con una media di 2,64, mentre invece i giovani allo stesso item, cioè sento di poter decidere sulle questioni che mi riguardano direttamente, hanno risposto con una media di 3,24. In generale, i giovani percepiscono di partecipare alle decisioni familiari in maniera leggermente superiore rispetto a quanto non viene dichiarato dai genitori. Il 35,3% dei giovani ritiene che la relazione con i familiari conviventi sia migliorata durante il periodo di chiusura. Il 54% invece ritiene che sia inalterata, e c'è un 10% che invece dichiara che la relazione con i familiari o le persone conviventi comunque è peggiorata.
Abbiamo chiesto inoltre come, oltre alle lezioni online e quindi allo studio, come i giovani trascorrevano la giornata. E le risposte date a queste domande sono, diciamo, messe in ordine, li vedete rispetto alle barre, sono messe in ordine, cioè le attività fatte più frequentemente sono ascoltare musica, suonare o cantare, o chattare, videochiamare o chiamare comunque gli amici e passare il tempo online sui social network, guardare la televisione e fino all'ultima, che è usare videogiochi e PlayStation. In realtà tutte queste attività, la parte interessante rispetto a questo è che tutte queste attività, la maggior parte dei giovani, cioè il 53% dei giovani, dice di svolgerle da solo. Soltanto il 30% in compagnia di fratelli e sorelle e il restante 16% in compagnia dei genitori o gli adulti conviventi. Ci ha anche, come dire, forse stupito, forse no, il tempo di connessione dei giovani durante il periodo di emergenza, ovvero il 23%, per esempio, il 23% dei giovani dichiara di passare online dalle 5 alle 7 ore e il quasi 17% dichiara di passare online più di 7 ore. Per quanto riguarda la scuola, nel periodo in cui ecco, ci si stava adattando si era appena avviata la didattica a distanza, abbiamo chiesto se era attiva per tutte le materie o per alcune materie o per nessuna materia. Vedete che la maggior parte, il 72%, dichiara che era attiva per tutte le materie e il 26,6% per alcune materie. Solo l'1% per nessuna materia. Abbiamo anche poi chiesto il grado di soddisfazione per la modalità della didattica a distanza. È stato dato un 6 politico nella soddisfazione per questa modalità, una media di 6,9% in una scala che va da pochissimo a 10 moltissimo. La cosa interessante che un po' torna, anche nei dati vedrete dopo, è che al crescere dell'età aumenta anche il livello di soddisfazione per la didattica a distanza, ovvero i giovani un po' più grandi, ecco quelli un po' più grandi, forse hanno compreso meglio e sono riusciti meglio ad adattarsi alla didattica a distanza rispetto ai più piccoli. I giovani hanno sentito maggiormente la mancanza di incontrare gli amici e di potersi muovere liberamente. Abbiamo dato una serie di opzioni rispetto a degli elementi di mancanza, chiedendo quindi quali sono gli aspetti che ti mancano di più in questo periodo di emergenza, dove insomma, non ti puoi muovere e non puoi uscire di casa, e in assoluto le risposte con maggiore frequenza sono state incontrare gli amici e potersi muovere liberamente. Per quanto riguarda i canali di informazione, intanto il 64,8% dei giovani ha dichiarato di informarsi spesso o molto spesso riguardo al coronavirus e di farlo attraverso TV radio, ovvero il 47,7% si è informato attraverso la TV o la radio. E al secondo posto troviamo internet con il 22,7%. Per quanto riguarda il benessere e gli stili di vita, abbiamo anche chiesto rispetto ad una serie di aspetti tipo il dormire, il mangiare, il fare il movimento, il mangiare più frutta, verdura, bere bibite, snack, dolci o salati. Abbiamo chiesto quale di queste attività fai più di prima, uguale a prima o meno di prima.
Come vedete c'è una percentuale di giovani che durante il periodo ha dormito più di prima, ha come dire, introiettato il comportamento del lavarsi le mani, quindi molti, il 74, quasi il 74% si lava le mani, si dichiara di lavarsi le mani più frequentemente rispetto a prima, diciamo che il dato un po' più diciamo evidente è che il 63,9% comunque fa movimento meno di prima, quindi è una gran percentuale di insomma, giovani che hanno, non si sono riorganizzati per fare, o meglio probabilmente hanno fatto movimento, ma molto meno rispetto a prima. I giovani si sono adattati bene in questo periodo di emergenza, nel periodo di aprile-maggio, lo abbiamo chiesto e comunque credono di essersi adattato con una media di 7,22 in una scala che va da 1 malissimo a 10 benissimo, di essersi adattati quindi diciamo bene al periodo d'emergenza. Abbiamo anche chiesto se in questo periodo trascorso si riuscisse a dare un ritmo regolare alle proprie giornate e una 37-39% risponde mai o qualche volta, quindi comunque non sempre i giovani sono riusciti a riorganizzare magari in modo come dire regolare le proprie giornate. Allora qui vi riporto una word cloud che è venuto fuori un po' da una parte del questionario, c'era una domanda aperta che è quella che vedete scritta qui: dopo l'esperienza di questi mesi, cosa pensi sarebbe importante e utile per il futuro? Abbiamo chiesto in modo libero di rispondere a questa domanda, abbiamo riportato qui questo lavoro in particolare fatto nella lettura, nell'approfondimento da UNICEF, e abbiamo riportato qui il word cloud che evidenzia un po' le parole, i temi principalmente emersi nei giovani tra i 9 e i 14 anni. Sicuramente i giovani tra 9 e 14 anni pensano sia importante, utile per il futuro, riprendere sicuramente le attività ricreative e lo sport, tornare ad essere liberi come prima, torna spesso la parola scuola, salute, l'ambiente, anche i stili di vita, gli investimenti in sanità, il rispetto per le regole, le buone relazioni familiari, gli amici, piano di prevenzione, rispetto per il bene comune ed essere responsabili. Ecco, questo un po' in sintesi le tematiche emerse da questa analisi delle domande, della domanda aperta. Vi ho riportato, ma insomma non ve le leggo, ma ve ne accenno soltanto, vi ho riportato proprio alcune delle frasi che sono state poi classificate secondo delle macrocategorie di appunto cose importanti per i giovani dai 9 ai 14 anni, temi come la scuola, l'ambiente, l'inquinamento, i cambiamenti climatici, gli stili di vita, la libertà, l'importanza di aiutarsi, di aiutare chi è in difficoltà, di trovare spazio insomma, per aiutare anche le famiglie in difficoltà, per stare insieme alla famiglia e anche sul lavoro. Queste invece le risposte alla domanda, alla stessa domanda nei giovani tra i 15 e i 19 anni, torna il rispetto per le regole, la responsabilità, gli ambienti e gli stili di vita, anche qua piano di prevenzione, scuola, la libertà, l'economia, la salute, investimenti in sanità, le attività ricreative e lo sport. Ecco, vedete, sono tematiche che tornano anche nei giovani un po' più grandi. E anche qui vi ho riportato qualche frase sulle tematiche principali che riguardano sicuramente i temi della scuola, della libertà, delle relazioni, delle attività ricreative, delle attività sportive che tanto sono mancate ai ragazzi.
allora vado proprio in sintesi, non vi presento i rispondenti adulti, so che vi interessa anche il tema della genitorialità, quindi io vado proprio soltanto su alcune, alcuni aspetti. I genitori dicono di essere consapevoli del rapporto dei loro figli con la tecnologia, cioè abbiamo chiesto se sanno a quanti social sono iscritti, se sanno che i videogiochi creano dipendenza, se sanno che in questo periodo trascorrono molto tempo online con gli amici, se si sanno dell'esistenza di alcune helpline, rispondono i genitori di essere abbastanza consapevoli dell'esistenza di delle domande insomma, che gli abbiamo fatto, di essere abbastanza consapevoli. Per quanto riguarda i genitori 04, l'84,9% dei genitori afferma che il proprio figlio frequentava un servizio educativo alla scuola dell'infanzia prima dell'emergenza sanitaria e afferma che hanno notato, i genitori dei bambini 04 hanno notato dei cambiamenti nel comportamento del figlio, del bambino. Sicuramente il 72% dice che il bambino esprime un maggior bisogno di vicinanza al genitore, il 50% dei genitori afferma di notare delle esplosioni di rabbia e di irritabilità, il 39,2% la perdita di osserva la perdita di abitudini da tempo assodate, percentuale leggermente minore osserva difficoltà di addormentarsi e maggiori risvegli, il 33% difficoltà di rispettare nuovi ritmi quotidiani della famiglia e alcune paure e regressioni in alcuni comportamenti per circa il 24% dei genitori. Comunque il 55,2% dice che il figlio cerca molto di più la presenza del genitore nel gioco. Per quanto riguarda le preoccupazioni degli adulti riguardo ai figli, si mostrano abbastanza preoccupati gli adulti riguardo ai figli di tutte le età. Diciamo che sono preoccupati soprattutto per i temi dello sviluppo e della crescita, per la lontananza dalle figure di riferimento nei bambini soprattutto emerge anche questo, cioè l'importanza delle figure di riferimento soprattutto degli insegnanti e del futuro in generale. Diciamo che per quanto riguarda invece il tema della connessione virtuale sono preoccupati ma in misura minore rispetto a tutti gli altri temi trattati riguardo alle preoccupazioni. Le preoccupazioni dei figli rispetto ai figli sono le preoccupazioni che diciamo rimangono elevate sia nel periodo di lockdown che anche nella fase 2, cioè i genitori mostrano in generale livelli di preoccupazione più elevati nel livello di lockdown, ma ad esclusione delle preoccupazioni per i figli che rimangono elevate sia nel periodo di lockdown che nella fase 2. Vado direttamente alla soddisfazione invece per le iniziative messe in atto per far fronte al periodo di emergenza sanitaria dai servizi educativi e quindi dalla scuola, dalla prima infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado. Se vedete le varie ciambelle, la parte azzurra e blu cresce diciamo in modo quasi come dire, graduale dalla prima infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, quindi vuol dire in sintesi che la soddisfazione cresce rispetto alle iniziative, cresce con il crescere del grado del servizio educativo. Sono soddisfatti dunque maggiormente i genitori di giovani della scuola secondaria di secondo grado rispetto a quelli delle altre scuole grado inferiore. Pensando alle iniziative messe in atto dalle scuole, i genitori affermano e torna l'aspetto relazionale, che comunque è un aspetto che
come dire, è trasversale, è uno degli aspetti principali degli esiti emersi da questa indagine, è la relazione, cioè la relazione educativa, così anche la relazione con i coetanei, con i compagni, sono gli aspetti essenziali sui quali i genitori chiedono maggiore attenzione, chiedono di lavorare riguardo ai servizi educativi. Vado avanti, che è l'ultima presentazione in delibera. Ci sono alcuni punti nella delibera che la provincia ha adottato presentando appunto gli esiti dell'indagine. Individua 5 aree, diciamo, sulle quali lavorare come misure a seguito degli esiti dell'indagine, e sono sicuramente la capacità di lavorare, la possibilità di lavorare, di migliorare sulla conciliazione tra le esigenze lavorative e le istanze relazionali, visto che insomma il lockdown ha comportato una convivenza molto stretta che ha valorizzato le relazioni della famiglia, ma anche insomma appunto alcune situazioni di maggiore fragilità o di rischio, ha spinto sul sostegno alla genitorialità, al favorire la creazione di ambienti educativi, scolastici, diciamo, a sostegno delle relazioni significative. Evidenzia l'importanza della promozione di abitudini e sani stili di vita e diciamo, ha riconosciuto l'importanza del favorire, migliorare, insomma, incrementare le possibilità di ascolto delle persone e appunto di stimolare la partecipazione attiva, soprattutto dei ragazzi, nelle decisioni che li riguardano per renderli protagonisti, sia nella famiglia che nella scuola, negli ambienti sportivi e culturali. Ecco, ho terminato la presentazione. È stata lunga ma densa, nel senso piena veramente di contenuti e informazioni che credo interessanti sia per i referenti tecnici, sia per chi comunque opera con i giovani, sia dalla più tenera età fino ai 35 anni. Chiedo subito ai miei colleghi referenti o comunque ai presenti a questo incontro se ci sono delle domande di approfondimento, qualche flash per completare l'utilità di questa ricerca per il nostro servizio. Se qualcuno ha una domanda o una curiosità, altrimenti io ne ho un paio. Però meglio se le fate voi. Uno, due, tre, stella. Allora, Alba, nel frattempo, mentre escono le idee e qualche domanda, volevo chiederti innanzitutto se questi dati, o esistono delle elaborazioni di questi dati più aderenti alla fascia di età seguita dai piani giovani di zona, nel senso fascia 11-35, perché da quello che ho visto nelle tre fasce ci sovrapponiamo con gli adulti over 20, che per noi sono ancora una fascia di politiche giovanili arrivando fino ai 35 anni. E l'altra domanda, rapidissima, ho visto che durante il lockdown, appunto durante il periodo in cui è stata fatta l'indagine, la categoria che ha subito proprio un distacco relazionale è stata quella degli insegnanti e degli educatori. Mi chiedevo se all'interno di queste ci fossero anche i referenti tecnici, cioè considerate queste figure esterne che si rapportano o si dovevano rapportare con i ragazzi, e se magari all'interno dei questionari, nelle domande aperte, c'erano dei consigli da parte dei ragazzi su come entrare in relazione, in contatto con loro, rimanendo a distanza. Penso che sia un argomento interessante per tutti, perché una cosa su cui ci siamo arrovellati nei mesi di lockdown era come ritornare a prendere i contatti con i partecipanti attivi, con i destinatari degli interventi. Grazie. Allora,
La prima domanda sugli adulti. Allora, noi abbiamo fatto tre questionari, come dicevo all'inizio, su tre fasce d'età, proprio perché intanto l'approccio al questionario è diverso e abbiamo ragionato anche un po' rispetto al grado, diciamo, alla scuola, alla frequenza della scuola. Non abbiamo fatto delle analisi specifiche sulla fascia d'età che dici tu, ma su quelle sulle quali poi abbiamo costruito il questionario. Si potrebbe, allora, per quanto riguarda gli adulti, cioè dai 20 in su, come vi anticipavo prima, adesso vi dico subito anche il dato, arrivo un attimo, sugli adulti. Allora, l'età media degli adulti che hanno risposto all'indagine è 41 anni. Praticamente hanno risposto tra i 20 e i 29 anni l'8,7%, poi c'è tra i 30 e i 39 anni il 35% e poi c'è un 39,5% di persone che tra i 40 e i 49 anni. Diciamo che il grosso dei partecipanti, degli adulti, è sotto i 50 anni. Il questionario è un po' diverso. Il questionario è un po' diverso, però insomma, possiamo fornirvi poi gli esiti anche degli adulti, dove potete un po' rintracciare degli elementi che possono essere interessanti. Considerate che comunque le persone che hanno risposto sono tutte abbastanza giovani, e quindi magari lì, se ci sono degli elementi nel report totale dove ci sono anche gli esiti diciamo, emersi dal questionario degli adulti, rintracciare un po' nella lettura qualche elemento interessante, potete farlo sicuramente, considerando che appunto sono molto giovani le persone che hanno risposto. Per quanto riguarda la seconda domanda, allora, la mancanza degli insegnanti e gli educatori emerge in modo molto importante. Molti sono i giovani che hanno percepito la mancanza di un contatto con gli insegnanti e gli educatori, ancora di più i bambini. Questo emerge ancora di più nei bambini. C'è un dato nei bambini abbastanza quasi preoccupante, secondo me, cioè nei bambini che non hanno avuto contatti con insegnanti ed educatori emerge un elevato livello di malessere, un maggiore livello di malessere rispetto ai bambini che hanno avuto contatti con insegnanti ed educatori. Questo aspetto del contatto con figure educative di riferimento è una cosa fondamentale ed essenziale che emerge sia nei bambini, ancora molto più forte nei bambini, nei più piccoli, e poi emerge anche nei giovani. Questo è un elemento fondamentale, secondo me, da tenere ben presente in questa purtroppo fase che ci troviamo probabilmente a rivivere nella seconda ondata. Non ci sono degli specifici suggerimenti, in realtà, leggendo le domande e le risposte alla domanda aperta, riguardo a modalità per cercare di mantenere i contatti, ma sicuramente non ci sono delle domande specifiche sui manager territoriali, non ci sono, non ne abbiamo fatte. Purtroppo adesso dico un po' tornando indietro, magari si poteva anche pensare di inserire, ma in realtà questa parte è una parte molto importante sulla quale lavorare adesso, cioè trovare delle strategie per mantenere il contatto con le figure educative di riferimento, con le figure fondamentali di riferimento nel territorio. Grazie Alba. Grazie Roger per la precisione nelle risposte. Qualche altra domanda? Vi ho solleticato? Non vedo pallini verdi, vedo solo microfoni barrati. Paolo, meraviglioso. Paolo, a te la parola. Io sono
molto incuriosito da questa cosa che i ragazzi passano dalle 3 alle 7 ore online, che sono tantissime, probabilmente c'entra anche la Anche più scuola, di no? 7 ore, sì, anche più di sette Mm-mm. ore, sì. Che, però dall'altra parte si vede che per informarsi sul coronavirus invece usano più la TV e la radio, quindi probabilmente usano, questo vuol dire che ancora, nonostante il bombardamento dei social, ancora usano la TV, uno strumento vecchio che usano poco invece per come si può dire, per svagarsi, ecco, è una lettura giusta. Sì, allora la mia idea è questa, l'idea che mi sono fatta è questa, usano la TV per informarsi in generale, nel senso che capita magari di vedere il telegiornale o di vedere qualche trasmissione di approfondimento sul tema del coronavirus. E in realtà usino in modo massiccio internet per mantenere le relazioni e il contatto con gli amici o comunque stare sui social. Il mio sentore è che quello che utilizzino più gli strumenti di social o comunque internet e la connessione, più per questa finalità piuttosto che l'informazione, che dedichino meno tempo alle notizie magari che passano sui social o comunque su internet e che la principale fonte è il telegiornale o qualche programma di approfondimento. Scusate, intervengo su questo, c'è da dire che se dividiamo la fascia 9-19 in due fasce di età e consideriamo i preadolescenti, ovvero i 9-14 anni, e gli adolescenti 15-19 anni, si vede una differenza, ovvero i ragazzi adolescenti, quindi tra i 15 e i 19 anni, fanno più riferimento ad internet, nello specifico è il 37% per raccogliere informazioni sul coronavirus rispetto al 12% invece dei ragazzini, dei preadolescenti. Quindi diciamo che il livello di accesso ad internet per recuperare questo tipo di informazione varia anche in base all'età del ragazzino o del ragazzo. I più piccoli fanno più riferimento agli adulti, al genitore o alle altre persone con cui convivono, mentre appunto i ragazzi più grandi, internet o televisione, televisione rimane per tutte e due le categorie di età la fonte di informazione prevalente. E Grazie, anche, Lidia. scusa, l'ultima No, cosa, no, anche il vai. fatto che nella quotidianità non si usino attività creative e videogiochi e lettura è proprio per questa voglia di interagire che manca, immagino. Sì, a me ha colpito molto il dato sulla far da solo la maggior parte delle attività elencate. Durante il periodo d'emergenza, la maggior parte dei ragazzi, qualsiasi attività, e molte di queste sono online oppure guardare la TV, vengono fatte da solo. Grazie Paolo. Altre domande? Abbiamo ancora un po' di tempo. Direi che argomenti non mancano. Io spero che in qualche modo, durante la presentazione vi siano, come dire, venute un po' in mente, rispetto al vostro territorio, oppure alcune idee magari di possibili interventi o qualcosa da poter stimolare nei giovani. Lo spero che possa esservi utile a questo, cioè nel pensare un po' in un'ottica. Avere degli stimoli e dei suggerimenti e pensare un po' in un'ottica di progettualità. A noi, io ho un'osservazione da fare in questo senso, sono molto incuriosita da questa ricerca perché io sono nella Valsugana e Tesino come piano e noi abbiamo rilevato una forte criticità. Non nego che ci sono anche dati piuttosto preoccupanti per quanto riguarda proprio situazioni di disagio anche psichico.
E quindi sono molto siamo molto attenti su questo tipo di informazioni, e a breve inizieremo anche una ricerca sulle relazioni, perché sentiamo di dover approfondire la tematica. Quello che io sto notando, e per cui facciamo tanta fatica, è il fatto che dal primo lockdown a questa seconda fase abbiamo notato un ulteriore cambiamento. Cioè, se nel lockdown riuscivamo a tenere i contatti con i ragazzi e c'è stata una sorta, mi si passi il termine, ma a livello psicologico mi è stato detto che viene chiamato così, una sorta di luna di miele, quindi inizialmente quasi un'idea di potercela fare insieme, io sto notando in questa seconda fase invece una grossa sfiducia e un blocco. Addirittura dei docenti mi dicevano: i ragazzi non si mostrano più neanche in cam e noi non riusciamo, li perdiamo, cioè non sappiamo più che faccia hanno, come sono, se hanno i capelli che sono cresciuti, se, cioè, nel senso, c'è proprio un legame che si è perso. Adesso la scuola è ripresa, fortunatamente è ancora per qualcuno in presenza, perché ci sono anche tanti ragazzi in situazioni di quarantena, però questo a livello di referente tecnico mi spaventa, e spaventa un po' tutto il nostro tavolo, cioè il fatto di tenere botta per un lungo periodo, anche perché noi siamo tornati a fare le cose praticamente sempre online, e quindi io noto, è molto difficile riuscire ad avere un feedback, riuscire ad averli, a tirarli in una nuova formazione online che non sia però di tipo relazionale, cioè è davvero, secondo me, io sono quasi più spaventata da questa seconda fase per la risposta dei ragazzi rispetto al primo momento. Non so se è una cosa condivisa dagli altri. Beh, lo è sicuramente. È una preoccupazione. Sì. Vai, Michele, vai. Ah no, appunto, giocandomi ora, al di là del referente tecnico, ma come educatore sul territorio, questo aspetto della distanza non è solo una questione di isolamento dei ragazzi, ma anche la mancanza da parte nostra di incontrarli per leggere eventuali domande, richieste, segni di disagio che nella distanza del contatto si perde, quindi anche proprio la mancanza da parte nostra di avere una percezione diretta e un incontro diretto con i giovani. Io lo vedo all'interno degli aggregativi qui in Val di Sole, dove lavoro. Ringrazio di nuovo Alba Civilleri e Liria Veronesi per la ricerca e per l'esposizione chiara.